Per spiegarti come funziona una PEC, immaginiamo che tu voglia disdire il tuo abbonamento alla Pay TV. Per farlo, invece di scrivere una lettera, stamparla, recarti all'ufficio postale e compilare una raccomandata, potrai usare la PEC inviando un messaggio certificato all'indirizzo PEC del fornitore del servizio di Pay TV. Mentre tu stai facendo questa semplice operazione, e quindi nel tempo dell'invio di un messaggio di posta elettronica, Aruba penserà a garantire la sicurezza nella trasmissione del messaggio e l'inalterabilità del suo contenuto, inviarti una ricevuta di avvenuta consegna con data e ora certa in cui il messaggio è stato consegnato al destinatario. Ma andiamo con ordine. Tu invii il messaggio. Questo viene preso e automaticamente racchiuso in una busta virtuale, la busta di trasporto, su cui viene applicata la firma elettronica di Aruba. Riceverai quindi una ricevuta di accettazione che ti garantirà che il tuo messaggio e gli allegati sono al sicuro e che non potranno essere né aperti né modificati prima della consegna. A questo punto il gestore di posta certificata del tuo destinatario farà un controllo per accertarsi che il messaggio abbia tutte le caratteristiche per poter essere recapitato in sicurezza. Se tutto va bene, il messaggio viene consegnato nella casella del destinatario e contemporaneamente riceverai un'email di notifica che attesta la consegna del messaggio, l'oggetto, la data e l'ora certa in cui è avvenuta la ricezione, proprio come le ricevute di ritorno nelle tradizionali raccomandate. Vuoi sapere di più sulla posta elettronica certificata? Vai al prossimo video!